Diventato operativo anche ad Agrigento e provincia, il nuovo numero unico per l'emergenza, il 112, presentato stamani in prefettura alla presenza dei rappresentanti delle forze dell'ordine e del prefetto Dario Caputo. Il nuovo servizio innovativo servirà meglio a gestire le richieste di emergenza e di soccorso e sarà multilingue e permetterà la localizzazione e l'identificazione delle chiamate. Disponibile anche un'app e un servizio su YouTube. Al via oggi il 112 anche ad Agrigento. Una giornata importante sarà quella del 21 di maggio perché la provincia di Agrigento si allineerà a una direttiva europea e forniremo ai cittadini un servizio migliore attraverso la centrale unica di risposta. È una delle prime province siciliane che arriva a questo traguardo, quindi faccio i complimenti a tutte le componenti del settore sanitario, alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco per aver contribuito in maniera così efficace a fare in modo che questo servizio possa partire tempestivamente anche da noi. Da questo momento tutte le telefonate che sono fatte normalmente ai principali numeri di emergenza vengono dirottate, per così dire, direttamente al numero unico di emergenza, all'112, il 112. Quindi per coloro che chiamavano l'arma dei carabinieri fondamentalmente non cambia nulla, per tutti gli altri però viene dirottato direttamente al 112, risponderà un centro, una centrale unica di risposta, la quale normalmente diciamo, dovrebbe abbattere i tempi di acquisizione dell'informazione e poi può indirizzare direttamente l'intervento agli organi preposti, in questo caso a seconda delle situazioni, alla componente sanitaria oppure alle forze dell'ordine o ancora ai vigili del fuoco. C'è anche un'applicazione YouTube, in cosa consiste? C'è un'applicazione che si chiama Where Are You, che consente una migliore geolocalizzazione del chiamante ed in questo caso facilita ovviamente l'intervento delle forze dell'ordine o del sistema sanitario. L'applicazione, che tra l'altro è gratuita e quindi è scaricabile da chiunque con tutti i vari sistemi operativi, consente oltretutto delle ulteriori, diciamo, possibilità, tra cui la chiamata silent call, che consente quindi in situazioni particolari di far partire un impulso, un allarme, sia per coloro che hanno, diciamo, disabilità o, diciamo, minori possibilità, sto pensando ai ipovedenti, a non udenti, a situazioni di questo tipo, ma anche a coloro che, coinvolti direttamente in una situazione di pericolo, non hanno la possibilità materiale di chiamare. Come trova questo nuovo sistema? Sarà sicuramente più veloce, più sicuro? Sicuramente, è chiaro, ha dato prova di efficienza, di parecchia efficienza anche nelle realtà in cui già è andato in vigore. Quindi è chiaro che l'efficienza è migliorata degli interventi mirati e che quindi non si distolgono le forze di polizia in situazioni ripetitive o per errore o per scherzo. Quindi le chiamate verranno fatte sicuramente mirate al fine per cui la persona ha bisogno d'aiuto e quindi interverrà la forza di polizia in quel momento competente sul territorio in modo da realizzare quella che è il massimo contributo nel minor tempo possibile. Anche nelle realtà, nelle altre province dove questo servizio è attivo, ha dato dei risultati eccellenti, sono stati migliorati l'efficienza e l'efficacia del servizio, eliminando quelle che sono le chiamate di disturbo cosiddette e apportando una migliore localizzazione del luogo dove è necessario l'intervento. Quindi riteniamo che sia sicuramente un miglioramento nei confronti dei servizi al cittadino.